Esordire è stato complicato. Tu eri già un nome consolidato, no? Nell'ambito teatrale, non solo teatrale. Però appunto fare morte di un matematico napoletano fu fatto da indipendenti. Cioè, nel senso che noi appunto avevamo la nostra cooperativa teatrale, Teatro Uniti, e a un certo punto io volevo fare questo film, anche lì, un po' come noi credevamo, anche quello era un film in cui, diciamo, il tema affascinava tanti produttori, finanziatori e così via, perché Cacciopoli era un po' una leggenda, insomma, la Napoli degli anni 50 e così via. Però io ce l'avevo in mente in un certo modo, pure là, però bisogna perdonare perché sono ossessioni, è difficile venire meno alle ossessioni. E quindi l'idea era di raccontarlo tutto nell'ultimo, questo matematico si suicidò nel 1959, e l'idea era di raccontare l'ultima settimana di vita. Quindi niente flashback, cioè quindi la vita avventurosa di Renato Cacciopoli non si vedeva, si vedeva l'ultima settimana. E quindi con un procedimento, come dire, a ritroso della memoria, insomma, proustiano, no? Insomma, di andare, cioè, quindi riaffiorare degli incontri della vita del passato, eccetera. Quindi, chiaramente, tutto questo, io avevo 30 anni, insomma, mi guardavo e dicevo, ma forse potresti riscrivere questa sceneggiatura, che tra l'altro avevo scritto con Fabrizia Ramondino, una grandissima scrittrice napoletana, mai scritto una sceneggiatura, eravamo tutti dei, volevo farlo con Carlo Cecchi che non aveva mai fatto un film, quindi eravamo tutti dei, allora niente, perché non si trovavano le vie ufficiali, disse vabbè, ma noi siamo una cooperativa di teatro che possiamo attingere a dei fondi del ministero. Allora c'era l'articolo 28, era stato un articolo famigerato perché erano dei contributi che si davano per film un po' a pioggia, e naturalmente, diciamo, italianamente questo a pioggia significava clientele a non finire, storie di film, sceneggiature che arrivavano in cui c'era solo la copertina e poi non realizzate, cose veramente, però anche all'italiana e anche l'esito, nel senso che è vero chiaramente che la conduzione di questa legge era molto mal fatta. Ma chiaramente cosa si è fatto? Non è che si è intervenuto per far sì che la legge venisse condotta in maniera onesta, pulita e competente. No, cambiare la legge. E quindi, diciamo, il risultato chiaramente fu, in quel tempo, e diciamo, poi dopo tante possibilità per fare del cinema indipendente vennero meno, perché appunto in mezzo a tanta ferenzia, insomma, poi però siamo in tanti che abbiamo potuto esordire con libertà. Ecco, e infatti appunto il matematico, noi ottenemmo 500 milioni del tempo, che sarebbero come oggi, sì, insomma, una cifra piuttosto contenuta per un film, però chiaramente nessuno prese un soldo, le case dove giravamo erano degli amici, e anche necessità virtù, a proposito di quelle fotografie che dicevo all'inizio, era questa settimana nella Napoli del 59, quindi film in costume, quindi automobili, cose eccetera, ma chiaramente dove erano i soldi per fare tutto questo? Ma alla fin fine anche dove era la voglia di fare tutto questo? Cioè, era, essendo l'ultima settimana di vita, e quindi lui, questo personaggio, camminava e percorreva Napoli a piedi, così, cioè quello che pensavo era che sarebbe stato bello invece una rarefazione, come intorno a lui, quindi non una città affollata, ma invece una città in qualche modo vuota. È chiaro, questo nasceva da una necessità, non avrei potuto riempirla, non potevo mettere comparsa, non potevo mettere automobili o ricostruire le strade di Napoli.